Ciao ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo su PC. Vi sto preregistrando i video dei veicoli che usciranno chiaramente martedì. Quando vedrete questo video sarà martedì. Allora ragazzi, primo veicolo, Vapid Dominator GTX, capolavoro assoluto di auto. Guardate quanto è bella, è veramente bella. Auto molto massiccia, quindi secondo me non avrà un'accelerazione molto performante, però ragazzi, di estetica è un capolavoro. Raga, io direi di modificarla subito. Andiamo allo Santos Custom. Vi faccio vedere le modifiche e ne stanno abbastanza. Non è una macchina scarna, ma ce ne sono molte di modifiche. Armature al massimo, freni da gara, paraurti anteriore. Abbiamo anche il paraurti, quello con le sticker bomb agli adesivi, tipo. Colore 2. Raga, ce lo metto, colore 2. Motore, barra duomi. Ah, anche se non si alza il coso, vabbè, buggato. Cioè, ci mettiamo il GT. Regolazione motore, tutto al massimo. Marmitte. Ragazzi, guardate che marmitte abbiamo su st'auto. Cioè, capolavori totali. Bella. Ci sta. Vediamo queste. Minchia, ragazzi, c'ha certi marmittoni incredibili. Comunque, queste non mi piacciono molto. Ci andiamo a mettere. Ci mettiamo, raga, la big board doppia. Perché ci sta. Sì, ci sta assolutamente. Parafanghi, vediamo. Tanta roba. Cromate, sticker bomb. Raga, ci metto le colore 2. Griglie. Griglie. Ah, quelle davanti, perfetto. Ci sono tante griglie, ragazzi, se starete vedendo. La macchina veramente diventa fantastica. Ci mettiamo magari le grinder in carbonio. Cofani. Cioè, raga, guardate quanti cofani che ci sono. Tantissimi. Bellissimo questo, tutto bombato. Ci può stare. 17 cofani, ragazzi. 17 cofani. E poi c'è il 17esimo, che sarebbe questo, dove si vede il motore. Ragazzi, io ci vado a mettere il cofano da rally. Guardate quanto è cattiva. Luci, fari, alloxeno, kit neon. Mettiamo tutto al massimo. Colore neon. Non lo so ancora, perché non so come farla. Ci mettiamo i parafanghi, i paraschizzi Vapid. Ci può stare. Ragazzi, vedete quanto è bella sta auto, porca miseria. Pannello posteriore, che sarebbe? Colore 2 per forza. Verniciature. Principale. Allora ragazzi, questa io la voglio fare gialla e nera, perché questa macchina ci sta tantissimo con il giallo e con il nero. Guardate questo arancione chiaro, che poi non è che sia proprio arancione. Come è bella così. Con la perlescenza, vediamo. Diciamo arancione normale. Poi, secondario. Raga, secondario direi di farlo nero opaco. Vedete che con le sfumature arancioni ci può stare tranquillamente. Quindi ci va a cambiare praticamente lì i paraurti, quelli ai lati. Ci sta tantissimo. Anche lì, ragazzi, vedete, c'è la sfumatura arancione lì dietro. Poi, tettucci. Vediamo un po'. Bello col colore 2. Ci può stare. Da prestazioni, colore 2. Da prestazioni, colore 2. Risedari a gara, in carbonio, MK1. Però raga, quanti ce ne sono? Porca miseria, quanti ce ne sono? 20, raga, addirittura 20. Comunque, non ci mettiamo i generatori di vortice, ma ci mettiamo questo qua. Poi, minigonne, vediamo. Ragazzi, ne sono... È una macchina molto modificata. Oddio, che cos'è? Tubolari, oddio. Addirittura con i tubi proprio. Raga, ci mettiamo tubolari MK1 colore 2. Poi spoiler, guardate quanti ce ne sono. 18 spoiler, ragazzi. Ve li faccio vedere. Ci sono anche quelli tipo enormi. Anche quello lì ci sta. È la miseria. Vabbè raga, secondo me gli spoiler così grandi sono esagerati per un'auto del genere, sinceramente. Ragazzi, ci metto il dragster, ci può stare. Che non è proprio enorme come l'ultimo, quindi... Ci sono anche spoiler migliori. Anche questo qua, ragazzi, è molto carino. Raga, mi sa che ci metto proprio questo. Ci metto l'aerodinamico per fare una cosa diversa. Sospensioni tutte basse. Trasmissioni da gara. Turbo personalizzato. Ruote. Ragazzi, ci metto le dash whip. Le mie amate dash whip. Chiaramente le mettiamo nere di cattiveria. Pneumatici
tutto al massimo, perfetto. Fumo pneumatici, ci mettiamo fumo giallo, vai, ci può stare. Finestrini, limousine. Ragazzi, ci mettiamo anche le luci, kit neon, colore neon, mettiamo chiaramente il giallo. Ragazzi, è un capolavoro assoluto di auto. Voglio provarla adesso come andrà, magari veloce, perché secondo me ci sta tantissimo. Raga, veramente bella, veramente, veramente bella. Ok, possiamo uscire. Perfetto, dallo Santos Custom. Eccola qua, ragazzi, ecco qua l'auto. Guardate. Rombo di motore veramente spettacolare. Cioè, raga, un Transformers. Cioè, guardate quanto è figa. Ci può stare, raga. Auto veramente fantastica. Voglio un po' provare la velocità. Ragazzi, ci sta tanto. È davvero, davvero veloce. Ci sta tantissimo. L'accelerazione è un po' lentina, perché comunque è pesante come auto, però la velocità possiamo dire che la prende. Ragazzi, niente, questo è il veicolo. Ci sta tantissimo, veramente veramente bello. Mi piace, vi faccio anche vedere l'interno, che non ve l'ho fatto vedere. L'interno è molto bello anche, ci sta tantissimo. Ragazzi, questa è la Vapid Dominator GTX. Ditemi se la comprerete, vi consiglio di comprarla, ha un'estetica pazzesca veramente. La Rockstar qui veramente ha creato un bellissimo veicolo. Tantissime modifiche, vasta scelta davvero per tutte le modifiche. Noi ci becchiamo al prossimo video, ragazzi, dove andrò a modificare la Tyrant. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete questo video ai vostri amici. Niente, ragazzi, per questa bestia di veicolo è davvero tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, ragazzuoli.